Ah sì, ah sì, senti, ma quando tu mi facesti un capo? Allora, si passa ai dirigenti, stesso discorso per i giocatori, sempre la pergamena di ringraziamento per la collaborazione per questi anni. Rogelli ad opera. Quasi mi vergogno a darlo, però purtroppo tanti open. Acciai Riccardo. Ballini Raffaele Lodoano. Cefonesca Alessandro. Bravo! Battaglini Paolo. Cardona Paolo, nipote di Mario. E poi c'è il grande Salucci Matteo. Insomma, ha fatto parte come torneo. Ha vinto il telefonino. Giuseppe.
sera non si sente tanto bene. Vabbè, non ti dire il nostro lavoro. No. Allora, scusate, quest'altro dirigente non me ne devono volere gli altri, ma ci tenevo a dargli un ricordo particolare perché è una persona che come me amava Peter. Mi ha dato molto da fare e francamente al di là che lui lo ritenga, non lo ritenga forse così importante, credo che il suo ruolo sia uno dei più importanti in assoluto della società. E ci tenevo a premiarlo con la pergamena, ma con la pergamena corniciata. Mario Cardone. Presenti alle partite, da ora un po' i dirigenti, uno nuovo direttore sportivo, Gianni Corsini. Addirittura. Al mio bambino glielo do io, è un bacio a casa. Questa poi è pesante. Sinceramente ci hanno fatto complimenti da Maurizio, uno dei più silenziosi in assoluto. Io credo si sia arrivati a 400 miliardi di multe, ma per premiarlo, come si fa giustamente, no, nella società di oggi, si è fatto direttore generale. Grazie. Grande amico di Passignano. Forse ci fa lo scopo. Ora come fanno questi soldi? Fanno? Allora, poi il premio sempre per me veramente cambiato. Il testo cambia un po', veramente sia per tutti uguali. Agli sponsor che ci hanno dato sempre una mano, comunque sono sempre presenti anche Enzo Mancini, Gianni. Altro sponsor, francamente ci fa andare al giro con molta soddisfazione perché quando ci si mette le maglie, anche specialmente la Capodanno, ci fanno tutti i complimenti, anche perché sono tutti juventini, sì, con i 5. Valeriano. Grande Vale. Grande. Altro sponsor, ma nuovo presidente, che poi vi presenterò poi. Premiazione, Guido Lanzeri.